Novità su Revit 2022. In questo video ti mostro un fantastico tool che è stato aggiunto alla creazione dei muri e ti spiego come fare dei muri rastremati. Sì, hai sentito bene, finalmente hanno aggiunto questa peculiarità dentro Revit. Te lo spiego in questo tutorial. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Saper modellare in BIM, avere delle competenze in materia di BIM, saper utilizzare un software BIM come Revit, ormai al giorno d'oggi è fondamentale per essere competitivi nel mondo del lavoro. Il BIM è ormai il presente nel mondo della progettazione, non parliamo più di futuro, ma perché proprio Revit? Perché tanti potrebbero dirmi, ah ma io uso Archicad, Allplan, altri 10.000 software, non voglio assolutamente screditare altri software, ma ti voglio spiegare perché Revit vale la pena investire il proprio tempo per apprendere Revit, piuttosto che altri, magari gli altri possono venire in aggiunta a Revit. Ecco perché sul mio canale troverai solamente tutorial riguardanti il software BIM Revit e non altri. Revit è il software più diffuso al mondo, è un software della casa produttrice Autodesk, appunto la più diffusa al mondo. È come se stessimo scegliendo di imparare l'inglese piuttosto che il russo. Può servirti il russo? Sì, ma non quanto l'inglese. Ecco che Revit è, diciamo, paragonabile in questo senso alla lingua inglese. Conoscere un software in maniera approfondita, quello più richiesto e diffuso nel mondo, ti permette di avere più possibilità, ti permette di lavorare bene sia, diciamo, se lavori per te stesso, quindi se hai un tuo studio, ma anche di attivare potenziali collaborazioni in maniera molto più numerosa e proficua se utilizzi Revit piuttosto che se non usi altri software. Ma veniamo a noi, per tutti quelli che si lamentano che magari altri software possono essere preferibili a Revit, ti voglio dimostrare in questo software come l'Autodesk è sempre in continua evoluzione, non si ferma mai, e proprio in questo tutorial ti voglio mostrare una fantastica novità propria di Revit della versione release 2022, cioè di come poter rastremare i muri, quindi partire con una base larga un tot per arrivare solitamente ad una altezza più stretta. Te lo mostro in questo video tutorial. La release 2022 ci ha fatto un fantastico regalo. Tra le varie novità abbiamo la possibilità di fare dei muri rastremati. Secondo me una cosa strafighissima che prima non c'era e che è assolutamente utile. Dunque, vediamolo un attimo come fare. Per prima cosa voglio che iniziamo a fare questa operazione su un muro intanto mono, eccolo qua, monostrato. E poi, siccome faremo la stessa cosa invece su un muro stratificato, ce lo prepariamo qui accanto. Quindi ti invito ad avere sul tuo Revit, come nel mio, ovviamente sulla release 2022, un muro monostrato e un muro invece multistrato. Dunque, a prescindere dal muro che utilizzi, qualunque sia appunto la sua stratificazione, prima di andare per poter abilitare la possibilità di rastremare il muro, dobbiamo fare questo passaggio. Selezionare il muro in questione, entrare all'interno del modifica tipo nella sua stratigrafia, quindi all'interno della sua struttura, andare a cliccare sul pulsantone di modifica della struttura, quindi seleziono il muro, vado su modifica tipo, clicco su modifica la struttura e gli vado a dire che lo spessore deve essere variabile. Se non spunti questa cosa all'inizio, tutto il resto non è fattibile. Quindi, cosa importantissima, dobbiamo determinare la variabilità dello spessore. Fatto questo, diamo l'ok. Mi raccomando, è un passaggio fondamentale, altrimenti non ci facciamo nulla. E adesso rientriamo nel modifica tipo e ci inseriamo in questa nuova gamma di proprietà che si è aperta perché abbiamo spuntato quell'opzione prima. Ci chiede l'angolo esterno di default e l'angolo interno di default, cioè ci chiede i lati esterni
quanto vanno a rastremarsi, quanto di che angolazione vanno a rastremarsi. Allora, ti consiglio di mantenerti basso, quindi Revit lavora per angolazioni, non per spessori. Devi essere quindi un attimo bravo se stai facendo un rilievo a calcolarti l'angolazione, altrimenti non riesce. E facciamo quindi angolo esterno e angolo interno, in questo caso li facciamo uguali da 5 gradi. Se invece volessi avere un lato ortogonale e solo un lato rastremato, su quello esterno e su quello interno dovremmo lasciare 0. Quindi, quale parte vogliamo che venga rastremata? In alto o in basso? Vabbè, la base, lasciamo in alto e diamo l'ok. Non abbiamo ancora finito, infatti se lo andiamo a vedere il muro, come vedi, è ancora perfettamente verticale. Voglio farti vedere, per distinguerli, voglio mettere un box di sezione, così distinguiamo il muro stratificato da quello monostrato, eccolo qua. Quindi ho fatto le operazioni su questo muro, tuttavia come vedi è perfettamente verticale, perché dobbiamo fare un terzo passaggio, ovvero andare a dirgli nella sezione trasversale che non deve essere verticale, bensì deve essere a sezione variabile. Ed eccolo qua. Come vedi, ecco come si calcola Revit la rastremazione, cioè aggiunge allo spessore complessivo del muro, quindi se il muro era da 30, va ad aggiungere 5 gradi e 5 gradi alla base affinché rimanga da 30 nella parte superiore, questo perché gli abbiamo detto che deve essere cioè la rastremazione avviene, rimane costante verso l'alto, gli abbiamo detto in alto, quindi gli stiamo dicendo quale parte deve rimanere costante. Ma se così non fosse, se vogliamo andare a variare, possiamo farlo anche da qua, per esempio a 0. Sì. Ok. E il muro, come vedi, diventa rastremato solo da un lato, quindi le impostazioni dei gradi che abbiamo dato qui, ok, possono essere date anche dall'altra parte, quindi lo possiamo rifare anche da qua e gli diamo l'ok. Non cambia niente, come vedi le cose sono complementari. Detto ciò, andiamo a vedere però che cosa accade facendo la stessa cosa su un muro stratificato. Le due cose sono diverse. Allora, del muro stratificato abbiamo detto la prima cosa da fare è andare a sbloccare nel modificativo, nella struttura, andare a sbloccare quale strato vogliamo che sia variabile. Attenzione perché, come vedi, quando io cambio la spunta, automaticamente si annulla l'altra. Questo che vuol dire? Che solo uno strato può essere variabile, l'altro no. Quindi attenzione perché bisogna capire qual è quello più adatto. Quindi, per esempio, io posso scegliere che voglio che sia il laterizio variabile. Do l'ok, quindi purtroppo questa cosa si può fare su uno strato solo, ma in genere è così, cioè diciamo la parte di ciccia del muro è quella variabile, poi ci sono gli strati di finitura che vengono applicati ad essa. No, ecco qua, ok, mi rimane in alto 5,5, perfetto, mi conserva le impostazioni di quello di prima, quindi attenzione perché se invece stai andando a fare le stesse operazioni, assicurati che invece magari se vuoi che sia un muro dritto, che cosa accade qui? Se non ti serve che sia rastremato, assicurati che ci siano 0 gradi e 0 gradi, diamo l'ok e anche in questo caso andiamo a dargli la sezione variabile. Come puoi vedere, la parte di laterizio in questo caso viene rastremata e rimangono costanti invece gli altri strati, ok? Che diciamo per quanto riguarda muri rastremati potrebbe andarmi bene magari tanto con laterizio se magari sono muri esistenti in vari materiali, quindi muri magari di edifici storici, piuttosto che invece di muri controterra in cemento, in quel caso mi sta benissimo utilizzare per esempio un muro monostrato e inclinato solo da un lato, in modo che la parte del terreno sia quella inclinata e quella dove c'è il passaggio utile per verificare lo stato di conservazione sia verticale. Quindi ovviamente non è una casistica che si può adoperare sempre, ma la trovo estremamente utile.
Viceversa, se invece gli avessimo detto che lo strato variabile fosse stato non il laterizio, ma per esempio la finitura, ecco cosa sarebbe accaduto. Avevamo praticamente un triangolo di intonaco, ok, in questo caso perché si tratta di intonaco, con il muro appoggiato praticamente a questo intonaco, dove potrebbe anche, diciamo, starmi bene se non si trattasse di intonaco, ma si trattasse per esempio di cemento o di materiale di riempimento. Quindi attenzione perché lo strato a cui dai la variabilità è quello che poi sarà quello effettivamente che subisce la svasatura, diciamo così. Quindi attenzione che sia di un materiale che consente una cosa del genere e che sia in grado anche di supportare poi fisicamente il peso del muro. Quindi ovviamente io ti consiglio di farlo sullo strato che dà, diciamo, struttura, che dà ciccia al muro, che possa essere il laterizio, il cemento. Certo, non possiamo la lasciare all'intonaco questo ruolo. Sicuramente questo tutorial ti sarà stato estremamente di aiuto, soprattutto se non conoscevi le novità di questo Revit 2022. Tuttavia, se sei una persona abituata a fare scorpacciata di tutorial, ti invito a valutare effettivamente quanto tempo perdi nella ricerca del tutorial giusto o magari dell'informazione giusta che ti serve, che magari è contenuta in pochi minuti di video su video molto lunghi. Quindi spesso fare abbuffate di tutorial può essere utile fino a un certo punto. Ecco perché ho preparato per te un corso ben strutturato che ti porta da zero a conoscere tutte le potenzialità del BIM. È un corso completamente gratuito che non ti fa perdere tempo perché va dritto al punto e ti dà tutte le informazioni che ti servono. Per iscriverti non devi fare altro che cliccare sul link qui sotto e compilare il form che ti si aprirà con i tuoi dati. Riceverai l'intero corso gratuito via email, sono 8 lezioni e te ne arriva una per ogni giorno. Io ti do appuntamento al prossimo video e ci vediamo dall'altra parte nel corso gratuito. Ciao!